Buongiorno, grazie a tutti per essere qui presenti a questo evento importante della Fondazione De Gasperi di Roma. Diamo inizio ai lavori del convegno De Gasperi e l'Europa e lascio subito la parola al sindaco Dario Nardella, che io ringrazio immensamente per essere qui. Prego sindaco, grazie. Grazie, grazie, buongiorno. Buongiorno a tutti i rappresentanti della Fondazione De Gasperi, alla direttrice Martina Bacigalupi, al presidente, so che ne arriva anche il presidente dell'ABI Antonio Patuelli. Saluto tutti i relatori, il professor Ballini, il dottor Beccherucci, le autorità militari e civili presenti. Mi scuso se ad un certo punto non potrò trattenermi perché abbiamo in corso il Consiglio Metropolitano. Saluto le ragazze, i ragazzi, gli studenti che sono qui presenti in questa sala e siamo molto contenti di dare il benvenuto a tutti voi qui a Palazzo Medici Riccardi e ospitare questo incontro. De Gasperi è stato un grande protagonista del sentire europeo, del percorso che ha portato alla costruzione dell'Europa, la cui unità abbiamo conosciuto prima sotto il profilo economico, quindi con molte lentezze, ma anche con alcuni spunti di accelerazioni sotto il profilo politico, fino alle esigenze irrimandabili del presente per essere un soggetto unitario e continentale davanti ai destini del mondo, alle grandi sfide che abbiamo oggi, dal cambiamento climatico alle differenze sociali, alle guerre che sono ai confini del nostro continente. Piaccia o no, la sovranità europea è un tema, ed è un tema che potrà essere declinato con realismo o meno, ma è una strada obbligata per il futuro se non vogliamo vivere come satelliti nel panorama globale, ma all'altezza della cultura democratica e più in generale della cultura in sé che è stata generata in Europa. L'intuizione iniziale della comunità europea, di cui De Gasperi è stato un protagonista, è un aspetto fondamentale della vita di tutti i popoli del nostro continente. Quando penso ad Alcide De Gasperi, a figure come lui, comprendo che forse più che celebrare i grandi politici del passato, siamo piuttosto chiamati a imitarli, senza sindromi di piccolezza che avvertiamo come alibi alle sfide vitali, in senso letterale vorrei dire, che abbiamo davanti. Per fare questo ci vuole una passione umana, un'intelligenza, coltivare i rapporti, un approfondimento che sfuggono, lasciatemelo dire, a una lunga stagione, a una logica di improvvisazione, nella quale le decisioni importanti sono di fatto come delegate o rinviate. Siamo alla vigilia delle elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo, che si terranno il 9 giugno. Ebbene, non possiamo più delegare o rinviare nulla. Non possiamo congedarci dalla storia, soprattutto. Forse in passato ci siamo permessi di farlo, credendo a una sorta di generazione positiva e quasi automatica del futuro. Ma gli eventi storici che hanno caratterizzato la storia del mondo dal 2000 in poi ci hanno progressivamente presentato il conto di una conflittualità che si avvicina sempre di più anche alle nostre frontiere. Come non pensare alla guerra in corso ancora in Ucraina, più di 2 anni dal suo inizio, come non pensare alla guerra in Medio Oriente, come non pensare al grande, terribile dramma delle tante morti nel Mediterraneo e della sfida dell'immigrazione a livello internazionale, che vede al centro i rapporti tra il nostro continente e l'Africa in particolare. E come non pensare alla grandissima sfida ambientale, all'emergenza ambientale che riguarda le nostre comunità e i nostri territori. Nella politica internazionale De Gasperi ci ha insegnato che è fondamentale incontrare, mediare, incontrare, parlare prima di giungere a una mediazione. E bisogna parlare non solo di quelli con quelli che sono vicini a noi, ma soprattutto con quelli che sono più lontani o che ci appaiono tali. Altrimenti qual è l'alternativa? Conflitto, e questo strumento è stato purtroppo riabilitato con troppa disinvoltura. L'Europa è un grande continente che lavora per la pace, per l'integrazione e per la crescita sostenibile.
E tutto questo lo dobbiamo anche a uomini come De Gasperi, Colombo e Andreotti, che avevano pensato appunto a cosa significava il ruolo dell'Italia nell'Unione Europea. Pensate quando all'inizio del secondo dopoguerra si voleva evitare la costruzione dell'Unione Europea per timore di un atteggiamento aggressivo verso di essa da parte dell'Unione Sovietica. Ma l'Europa si è rafforzata proprio di fronte alle grandi sfide, lo abbiamo visto con il Covid. Che cosa avremmo potuto fare se non avremmo avuto l'Europa per fronteggiare la più grande pandemia? E lo abbiamo visto con la crisi energetica. Cosa avremmo potuto fare se non avessimo avuto l'Europa di fronte alla più grande crisi energetica che ha attraversato il nostro Paese? E infine, e mi avvio a concludere, e saluto il Presidente dell'ABI, dottor Patuelli, che ci ha raggiunto, mi rivolgo a questi ragazzi. E di solito si dice che il futuro è dei giovani, in realtà già il presente è dei giovani. E credo che voi ragazzi siate il motore più importante per costruire un'Europa più forte, e siate le persone che potete scuotere le coscienze dei vostri genitori o dei vostri nonni. L'Europa moderna si è formata su quella che io chiamo la generazione Erasmus. Auguro anche a voi di fare un'esperienza di questo tipo. Le nuove generazioni oggi non vivono i confini tra gli stati nazionali come un impedimento, ma guardano a livello globale, guardano al mondo e guardano ad un continente che è un tutt'uno. I giovani di oggi parlano molte lingue, grazie a Dio, e non si sentono stranieri in un altro paese europeo, così come accolgono a braccia aperte i loro coetanei spagnoli, tedeschi, olandesi, greci, francesi. Le nuove generazioni sono il vero motore dell'Europa. Dentro di voi, dentro ognuno di voi, c'è un piccolo De Gasperi. Fatelo uscire fuori, fatevi sentire, scuotete le coscienze di chi invece è vittima di una retorica protezionista, chiusa, egoistica di fronte a tutto ciò che succede nel nostro mondo. Siamo nelle vostre mani, fatevi sentire. Grazie. Grazie di questa introduzione, lascio la parola al Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, Bernabò Bocca. Grazie. Buongiorno a tutti, tanti piccoli De Gasperi, come dice giustamente il Sindaco, e sono molto contento di portare il saluto della nostra Fondazione a questo convegno, perché noi della Fondazione Ente Cassa di Risparmio abbiamo molto a cuore il tema dell'Europa, avendo la piena consapevolezza di quanto le decisioni prese in sede comunitaria hanno oggi delle conseguenze dirette e concrete nella vita nostra di tutti i giorni. Devo anche ammettere che è quasi naturale per la nostra istituzione essere sensibili a questi temi, in primo luogo perché riteniamo la nostra città, Firenze, una città europea per eccellenza, per il suo ruolo indiscusso di capitale del dialogo e per la sua capacità di favorire le relazioni e il confronto tra i popoli, come d'altronde ci è stato riconosciuto recentemente anche dal ministro degli esteri Antonio Tajani quando ha ricevuto le chiavi della nostra città. E in secondo luogo, per la lunga e fruttuosa collaborazione con l'Istituto Universitario Europeo e con le istituzioni ad esso correlate. Sosteniamo infatti da anni alcune attività dell'Istituto, che è un centro di eccellenza accademica ed è un serbatoio di generazioni di ricercatori e funzionari delle istituzioni europee e internazionali. Questo partenariato è stato codificato negli ultimi anni in un protocollo di intesa che prevede una serie di attività congiunte con l'Istituto e fa della Fondazione uno degli interlocutori privilegiati dell'Istituto Universitario Europeo. I nostri fondi della nostra Fondazione
hanno anche permesso la creazione di borse di studio Giorgio La Pira, intitolate al visionario sindaco di Firenze e con lo scopo di portare avanti il suo ideale di dialogo tra i popoli del nord e sud del Mediterraneo. Grazie a queste borse di studio sono complessivamente una decina gli studenti provenienti dal sud del mondo che vengono accolti presso la scuola di governance transnazionale dell'istituto per conseguire un master biennale. E infine, la Fondazione Cassa di Risparmio ha da sempre contribuito alla realizzazione della conferenza annuale State of the Union, uno degli appuntamenti di maggior risalto sul calendario europeo, che ogni anno a maggio fa convergere su Firenze capi di Stato e di Governo, deputati europei, diplomatici e accademici da tutto il mondo. Un evento, questo, che ha anche le nuove generazioni quali destinatari privilegiati, come d'altronde le nuove generazioni lo sono per la nostra istituzione, per l'ACRI e per tutte le fondazioni di origine bancaria. Con questo spirito, infatti, abbiamo promosso insieme all'ACRI un evento dedicato alla cittadinanza europea, a cui sono intervenuti centinaia di giovani provenienti da tutta Italia e che è stato collocato proprio nel primo anniversario dell'invasione dell'Ucraina, e in quell'occasione è stato consegnato il premio Le chiavi d'Europa al campione ucraino Andrei Shevchenko, e il celebre calciatore ha poi dialogato con gli studenti. Ma abbiamo pensato anche, come fondazione, a come aiutare le tante associazioni che noi sosteniamo e che non hanno né i mezzi né gli uomini per usufruire delle tante opportunità di finanziamento offerte dalla programmazione europea 21-27 e da quella nazionale con gli interventi previsti dal PNRR. È nato così, proprio nella nostra sede di Via Bufalini, nel 2022, lo Sportello Europa, che svolge attività di informazione, orientamento e supporto rispetto a quelle problematiche e che è rivolto ai beneficiari della nostra fondazione dei settori arte, attività e beni culturali, volontariato, beneficenza, educazione, istruzione e formazione. Il compito di questo sportello è quello di contribuire alla capacità di assorbimento dei fondi europei, aumentando quindi le capacità realizzative e le potenzialità delle progettualità che mettono in campo queste nostre associazioni. Siamo piuttosto soddisfatti dell'operato di questo sportello, che ha assistito fino ad ora quasi un centinaio di associazioni e ha consentito di far avere a loro complessivamente oltre 7 milioni di euro, in gran parte fondi del PNRR, che sicuramente non sarebbe stato possibile ottenere senza la consulenza dello sportello della Fondazione. Ho voluto ricordare queste iniziative per testimoniare che anche noi, ovviamente secondo le nostre modalità e le nostre finalità, intendiamo onorare l'idea de Gasperiana di Europa e impegnarci perché essa sia sempre più la nostra casa comune, soprattutto in questo anno che, come ha sottolineato il presidente dell'ABI Patuelli in una recente intervista, è decisivo per far crescere anche il ruolo istituzionale e politico dell'Unione Europea nelle sempre più determinanti problematiche mondiali. La nostra idea di Europa è quella per la quale si è tanto impegnato il compianto presidente del Parlamento Europeo David Sassoli, che era un fiorentino doc. Cosa diceva Sassoli in uno dei suoi tanti interventi? Un'Europa che rispetti le persone, la natura e che creda in una nuova economia basata non solo sul profitto di pochi, bensì sul benessere di tutti. Con questa citazione del compianto presidente Sassoli, io vi auguro buon lavoro, siete nelle mani di grandi relatori, il mio voleva essere solo un benvenuto insieme al sindaco nella nostra meravigliosa città, che è onorata di ospitare un evento importante come questo. Grazie.
Grazie Presidente, approfitto anche per ringraziare formalmente la Fondazione Cassa Risparmio di Firenze per il supporto a questo evento. Ora lascio la parola al segretario generale dell'Istituto Universitario Europeo, Marco Del Panta, istituto universitario che conserva anche l'archivio De Gasperi. Grazie. Buongiorno a tutti, signor Sindaco, Presidente Patuelli, Presidente e amico Bernabò Bocca, direttrice e segretario generale della Fondazione. Un saluto molto breve anche perché l'amico Bernabò ha praticamente detto tutto di quello che fa l'Istituto, quindi ormai io ho solo da dire due cose che rilevano più dal punto di vista della mia memoria che dal ruolo dell'Istituto. Io mi ricordo nel mio primo mandato all'Istituto una delle prime cose che feci fu accogliere Maria Romana De Gasperi quando venne, dopo aver dato la Fondazione all'Istituto l'archivio al CIDE De Gasperi, venne per una riunione da noi all'Istituto e io ebbi palpabile l'impressione di fare qualcosa di veramente importante. La memoria di quest'uomo, che è stato uno dei padri fondatori dell'Europa, veniva data all'Istituto. Il nostro compito era quello di preservarlo e di preservare l'eredità politica di un primo ministro italiano che ha ridato dignità al nostro paese. È stato uno dei primi presidenti del Consiglio dopo le pagine buie della Seconda Guerra Mondiale, dopo l'8 settembre, che ha ridato dignità al nostro paese. E so per il mio mestiere di fare il diplomatico, so per aver fatto indegnamente magari il rappresentante del nostro paese all'estero come sia importante dimostrare che c'è un'Italia civile, un'Italia che ha partecipato alla costruzione europea, perché spesso siamo visti con stereotipi, con tutto ciò che di negativo c'è nel nostro paese e stentiamo a far capire invece quello che di positivo ha fatto l'Italia all'interno del nostro paese ma anche in Europa. Quindi benvenga questo anno De Gasperiano, benvenga il ruolo della Fondazione che in fondo è simile al nostro. Diceva Bernabò il ruolo dell'Istituto nella costruzione europea. Noi ci sentiamo un pezzo della costruzione europea. L'Istituto fu fondato per contribuire, l'Istituto Universitario Europeo, scusate, fu fondato per contribuire allo spirito europeo. Negli anni 70 la costruzione europea veniva soprattutto dal punto di vista economico, si intese costituire un'istituzione accademica che formasse lo spirito dei cittadini, lo spirito europeo. E io dico sempre, non solo lo facciamo tramite attività di insegnamento, ma anche tramite attività di conservazione documentale. L'Istituto ospita gli archivi storici dell'Unione Europea e pochissimi sanno che chi vuole studiare i documenti originali dell'integrazione europea non deve andare a Bruxelles, non deve andare a Lussemburgo, ma deve andare a Firenze. E questo pochissimi lo sanno. Quindi è simbolico il fatto che noi abbiamo nella nostra città quelli che sono i documenti storici della costruzione europea. Non solo, ma appunto abbiamo anche i fondi, diciamo, privati dei personaggi e dei protagonisti della costruzione europea. Alcide De Gasperi è un esempio fra i più importanti, ma abbiamo anche quelli di Jacques Delors, di Romano Prodi, di Émile Noël, Altiero Spinelli, Tommaso Padoa-Schioppa, insomma tutti i grandi padri dell'Europa hanno depositato i loro materiali da noi agli archivi storici dell'Unione Europea. Quindi, perché dico questo? Dico questo perché Firenze ha una dimensione europea, come il sindaco sa bene, abbiamo lavorato insieme anche per costruirla e per rafforzarla questa dimensione europea, e ritengo che l'Istituto Universitario Europeo e gli archivi storici siano una parte fondamentale di questo, in una città che è stata una delle protagoniste della storia di questo continente. Non so quanti di voi ricordano che quando Theresa May ha voluto fare, la prima ministra britannica, ha fatto un discorso sulla Brexit e voleva tenerlo in un luogo simbolo europeo, ha scelto Firenze. Lei inglese, quindi di un paese che, come
i risultati, gli eventi e le vicende politiche dimostrano, non si sente proprio al centro della costruzione di un'Europa unita, ma nel momento in cui ha dovuto e voluto tenere un discorso pro-Europa, ha scelto Firenze per tenerlo. Quindi dobbiamo esserne orgogliosi, ma dobbiamo soprattutto lavorare per coltivare questa tradizione e per far sì che Firenze sia ancora un motore della costruzione europea e un posto dove si costruisce l'Europa di domani. Quindi io mi auguro che la sinergia che già esiste fra l'Istituto Universitario Europeo, il Comune, la Fondazione Cassa di Risparmio, anche la Fondazione De Gasperi, ci consenta di valorizzare questa tradizione e di far sì che Firenze continui a essere una delle capitali europee e un posto dove si discute il futuro dell'Europa. Grazie. Ringrazio il segretario generale. Entriamo nel vivo dell'evento. Paolo Alli, segretario generale della Fondazione De Gasperi, è qui per introdurre non solo l'iniziativa, ma il programma dell'anno De Gasperiano. Grazie Paolo Alli. Grazie Martina. Mi unisco anzitutto ai ringraziamenti che già la nostra direttrice Martina Bacicalupi ha anticipato al sindaco Nardella, alla Fondazione Cassa Risparmio di Firenze, all'Istituto Universitario Europeo per l'adesione a questo evento, per la sensibilità dimostrata. Il 19 agosto del 1954 moriva Alcide De Gasperi e la nostra fondazione, che fu voluta nel 1982 dalla figlia Maria Romana, che ne è rimasta presidente onoraria fino alla sua scomparsa un paio d'anni fa, ha ovviamente lo scopo di continuare il più possibile l'opera che fece Maria Romana in modo infaticabile fino agli ultimi giorni di vita, di testimonianza dell'opera e della figura, del lavoro del padre. E noi abbiamo pensato, in occasione di questo 70° anniversario, a un programma molto ambizioso di iniziative, di cui questa di oggi è un po' la tappa zero, se vogliamo chiamarla così, anche perché è un po' anche un esperimento di formato, come dirò tra poco, che vorremmo poi proporre anche altrove. Questa serie di iniziative comprende un road show, l'abbiamo chiamato così un po', ci sono tanti giovani che usano l'inglese normalmente, attraverso 14 città italiane, 6 tappe straniere, comprese Berlino, Parigi, Washington, Bruxelles, e una serie di eventi che i nostri istituti italiani di cultura all'estero e le ambasciate faranno in diversi paesi del mondo sulla base di materiale che noi forniremo e prepareremo. Ci sarà una mostra che avrà come anteprima, come scenario il meeting dell'amicizia tra i popoli di Rimini di agosto e che poi sarà portata in giro per l'Italia. Un programma che auspichiamo di durata triennale con il Ministero dell'Istruzione e del Merito per diffondere nei prossimi 3 anni programmi sulla figura di De Gasperi in tutte le scuole di ogni ordine e grado del nostro Paese, più una serie di pubblicazioni. Qui abbiamo il professor Ballini, che è il regista di questa parte che riguarda appunto le importanti pubblicazioni che la nostra fondazione ha già fatto e continuerà a fare e intensificherà in occasione di questo programma. Lo scopo del programma, adesso l'ho descritto molto sommariamente, ci sono anche altri aspetti, un osservatorio per la democrazia, insomma è molto ambizioso. Lo scopo non è, come potrete capire, quello di una semplice celebrazione, quello basterebbe un evento e finirebbe lì, ma è uno sforzo di attualizzazione del pensiero di De Gasperi e ha come target principale le giovani generazioni. Io sono molto contento che oggi qui ci siano tanti giovani, perché noi vorremmo proprio arrivare sui giovani per far capire meglio, per far conoscere meglio la figura di De Gasperi. Poi la figura di De Gasperi, una volta conosciuta, si spiega da sé, non ha bisogno di chissà quali interpretazioni, basta leggere i suoi scritti, però bisogna conoscerli. Abbiamo coinvolto nell'organizzazione, nell'ideazione di questo programma
due persone importanti, come direttore editoriale il noto giornalista Antonio Polito e per la dimensione internazionale l'ambasciatore Luigi Mattiolo, che è stato capo di gabinetto del presidente Draghi, quindi due persone di grande qualità che ci stanno aiutando molto nell'impostazione del programma. Come dicevo, quello di oggi è una sorta di evento zero che ci aiuterà a mettere a punto anche il seguito del programma, per questo di particolare importanza. Perché partire dall'Europa, dal tema dell'Europa e da Firenze? Il roadshow di cui parlavo prima focalizzerà alcune tematiche care a De Gasperi anche in funzione della città in cui saremo. Faccio un esempio per tutti: Matera sarà dedicato alle politiche sociali, perché De Gasperi di fronte ai sassi di Matera pianse e inventò le case popolari e la cassa per il mezzogiorno. Quindi, perché l'Europa come primo evento e perché Firenze? Beh, l'Europa perché è stato l'ultimo e più importante lascito di Alcide De Gasperi, sintesi di una vita di lavoro di un uomo di frontiera che, come uomo di frontiera, capiva che c'era bisogno di andare oltre le frontiere, i confini. E Firenze, non sto a dire perché, l'ha già detto chi mi ha preceduto, la dimensione europea di Firenze. L'evento di oggi è anche un format che vorremmo fosse un po' innovativo, vedete, la presenza di giovani che diranno la loro lettura di De Gasperi, la presenza di interlocutori e accademici di altissimo livello, il professor Ballini, il dottor Patuelli e il dottor Beccherucci sono relatori di straordinario livello che ci aiuteranno a capire meglio i contenuti, e poi ci saranno anche queste letture di alcuni brani, passaggi di discorsi di Gasperiani fatti da un giovane attore che ci aiuterà anche a capire nel modo stesso con cui questi discorsi verranno proposti la densità del loro contenuto, che molto spesso va oltre le parole. È un format quindi che cercheremo di utilizzare anche per altre iniziative. Viviamo in un tempo molto difficile per l'Europa e per il mondo, ci è stato detto anche dall'intervento del sindaco. Forse neppure lo stesso De Gasperi avrebbe pensato a una coincidenza di una grande pandemia e al ritorno di una nuova sanguinosa guerra nel cuore dell'Europa. Una cosa però l'aveva prevista, quando diceva che se non si fosse ratificata la Comunità Europea per la Difesa, l'Unione Europea, politica dell'Europa, sarebbe stata rinviata di molti decenni e forse non si sarebbe mai realizzata. È esattamente quello di cui stiamo parlando a 70 anni di distanza, ma sono sicuro che i nostri relatori interverranno su questo tema. De Gasperi era un visionario e un costruttore, sono due termini che abbiamo individuato come punti focali per l'intero programma delle celebrazioni de Gasperiane, e questo della difesa comune europea è una delle sue profezie più attuali. Oggi l'Unione Europea sembra dare segnali di risveglio con la reazione alla pandemia, con l'unità sul tema dell'Ucraina, ma c'è ancora sicuramente molto da fare. Credo che in questo percorso l'attualizzazione del pensiero di De Gasperi e soprattutto il coinvolgimento dei giovani siano di fondamentale importanza. Grazie e buon lavoro a tutti. Ringraziamo il segretario generale della Fondazione De Gasperi. Ha parlato di un format zero. È vero, stiamo inaugurando l'anno De Gasperiano con l'intento di fare delle iniziative, delle conferenze che vadano incontro molto alle nuove generazioni, che parlino al futuro, ai giovani, perché l'intento della Fondazione De Gasperi è proiettare nel futuro i valori De Gasperiani, e l'unico modo è accorciare le distanze con le nuove generazioni. Rendere protagonisti i giovani, per cui io definisco spesso la Fondazione De Gasperi un luogo di incontro, di confronto, dove i ragazzi hanno libertà anche di esprimere le loro opinioni, e sappiate che ci sono tantissimi ragazzi e ragazze che hanno desiderio di questo protagonismo, tant'è che abbiamo una scuola di politica che ogni anno ospita più di 100 ragazzi e ragazze che vogliono formarsi gratuitamente insieme a noi. Perché ho fatto questa introduzione? Perché abbiamo voluto fortemente dare spazio ai ragazzi e sentire anche le loro opinioni, la loro visione sull'Europa, l'Europa di De Gasperi, e per questo ringrazio tantissimo l'archivio
dell'Istituto Universitario di Fiesole per la partecipazione e il coinvolgimento, perché grazie a loro abbiamo qua una classe del liceo Machiavelli.